Non sapete dipingere in acrilico, zero conoscenza, zero esperienza, bene, perché questo è il video, giusto? Avete già esperienza, conoscenza, dipingete già con l'acrilico, benissimo! Anche questo è il video giusto, perché qui non solo darò delle indicazioni base, introduzioni sulla pittura acrilica, ma anche dei consigli per risparmiare, ottimizzare e piccoli trucchi del mestiere. Quindi se ti piace questo e altro, benvenuti nella rubrica Tutto Acrilico, che continuerà questa rubrica se poi vedo che c'è interesse, se no continuerò a fare tutorial o altro ancora col mio vlog pittorico. E per adesso ti invito solo a continuarmi a seguire, così ti parlerò di quali colori acquistare per iniziare a dipingere, consigli sulle marche, un pochino sui pennelli e come ottimizzare, qualche consiglietto. Quindi inizierò questo video presto presto presto. Prima ti devo solo dire di mettere un like, un mi piace se ti interessano, ecco, questi contenuti. Mi raccomando, aiutatemi a crescere, perché io condivido questo contenuto con voi e do del mio tempo. Quindi, ecco, stare dietro anche alla telecamera mi prende tempo, perché io da pittrice vorrei dipingere, mi piace dipingere, però ecco, ho promesso anche di essere molto attiva qui, perché penso che è bello anche condividere. Spesso noi artisti siamo soli, abbiamo bisogno anche di tenerci compagnia, soprattutto noi artisti figurativi, che spesso siamo molto soli e svalutati anche nel mondo dell'arte. Parlerò anche di questo e altro. E quindi, se ti piace questo e altro, mi raccomando, sostienimi. Non ti costa niente a te, ma per me è di grande utilità, mi aiuta a crescere, mi motiva a tornare qui, a condividere con te anche i miei tutorial e anche le mie esperienze. Quindi, mi raccomando, ma adesso iniziamo. Allora, come iniziare a dipingere con i colori acrilici? Perché acrilico e non olio? Qual è la differenza? Allora, i colori acrilici sono nati nel 1950. Chi ha fatto questa marca per prima, quindi dobbiamo dire grazie, grazie, grazie alla Liquitex, una marca americana, ecco, sono stati loro i primi. Quindi grazie Liquitex, perché grazie a voi che esistono i colori acrilici. Ovviamente adesso si è evoluta, perché ecco, sono molto popolari, tantissime case ottime come la Talent, la Winsor & Newton, la Golden, altre ancora producono acrilici. Anche la My Mary, e sono ottimi. Dicevo, i colori My Mary l'ho trovata a Stoccolma, sono stata contentissima, qualità ottima. Mi sono pentita di non aver preso altro, ho preso questo solo per sfizio. Io amo il Napoli, giallo di Napoli, questo è giallo di Napoli rossastro, ho voluto provare così, per sfizio. Ovviamente non è un colore importante, essenziale per chi inizia, però ecco, la My Mary pure, volevo solo dire questo, che è un'ottima casa e consiglio anche questa marca. Quindi magari in Italia, se hai la possibilità di trovare My Mary, ovviamente da italiana ti dico, viva la My Mary, che ottima. Loro non mi pagano, non mi paga nessuno. Quindi io dico, ecco quello che voglio, senza essere pagata da nessuno, perché non sono influencer, sono soltanto una pittrice che usa e consuma colori giornalmente. Quindi queste sono le marche ottime. Ecco, alcune marche. Quali colori comprare? Allora, quelli che ti consiglio subito. Colore di terra, terra, come disse la mia maestra, che avevo la mia maestra di acquarello, la mia professoressa, una grande donna e grande artista, compra i colori primari e più terre possibili. E c'aveva ragione, io non capivo quale terra devo comprare, le fa più ne ha meglio è, e c'ha ragione. Per chi non ha tanto budget, consiglio almeno tre. Siena, terra di Siena. Terra d'ombra o Bruno di Van Dyck, dipende dai gusti. A me piace molto terra d'ombra, ma c'è chi usa Van Dyck, Bruno di Van Dyck. Perché magari trovi Van Dyck e non ombra, poi dipende dalle case. Comunque, questo tipo di terra. Siena bruciata, che è rossastro. Molti lo compensano anche con rosso veneziano, però vabbè, siena bruciata è meglio. Che poi c'è una differenza tra... Ecco, questa è un'altra cosa che vi devo spiegare, molto importante, cosa che io non capivo, perché io vedevo rosso tiziano, che adesso non ce l'ho qua, e terra d'ombra, diciamo, sono uguali, poi quando dipingevo, mischiavo, eccetera, e uscivano fuori cose diversissime. Idem per i gialli, è molto più facile spiegarlo col giallo, perché c'ho l'esempio concreto. Giallo, ocra e siena. Perché giallo, ocra e siena? Sono simili, perché? Perché uno è terra e l'altro è giallo? Allora, eccolo qua. Terra siera e terra è giallo d'ocra. Certo, una è terra e l'altra è gialla.
Ma poi qual è l'altra differenza? Allora, a parte che qui l'ho mischiato col bianco, allora questa è la cosa. Qui è terra di siena 25% di bianco, giallo ocra 25% di bianco, terra di siena con 70% di bianco, giallo ocra 70%. Tu mi dirai, questo è un po' più chiaro? Hai riflettuto sulla domanda? Bene, adesso ti rispondo. Questo è trasparente e questo è opaco. Che cosa significa? Che in alcuni casi è molto più utile avere un colore trasparente per mischiare i colori. Quindi, per esempio, se io devo fare del prato, eccetera, spesso io uso la siena, viene molto più pulito che l'ocra. Dipende, ripeto. Poi dipende anche da quale velatura si fa. Non è questione, è un pochino complesso come discorso per iniziare forse, però ecco, dovete avere presente che tutti i colori, in qualsiasi forma, nei pigmenti ci stanno i colori opachi e i colori trasparenti, anche nell'acquarello, eh. Gli acquarellisti, per gli acquarellisti ecco, è una cosa molto importante questo discorso di trasparenza. Magari per gli altri pittori ecco, è un discorso che trascurano, ma invece è molto molto importante. E adesso ti mostrerò anche perché è importante. Perché per esempio, ecco, per fare ecco, un quadro, ok, qui ho usato molto rosa, dei colori molto artificiali magari, che non è proprio... Io ho visto comunque dei tramonti in Scandinavia con dei cieli così. E mi sono rimasta impressionata perché avevano dei colori stupendi. Cioè, il cielo in Scandinavia offre dei colori stupendi. Infatti, abbiamo anche l'aurora boreale che è famosa. Io purtroppo non l'ho mai vista perché sta più a nord da dove sto io. Però ecco, il cielo scandinavo è uno spettacolo, veramente. Comunque, qual è il discorso qua? Opaco, opaco, trasparente. Opaco, trasparente. Opaco, trasparente. Facendo il gioco opaco, trasparente, ma anche colore caldo e colore freddo, funziona come composizione, anche se uso colori artificiali. Mentre in questo quadro usato dei colori interamente naturali, eppure non funziona. Guardate quanto è piatto. In teoria non ci sono dei grandi errori, perché la proporzione del pino, della betulla... I colori ci stanno, cioè alla fine dici l'albero è verde, la betulla è bianca, ho messo addirittura i colori della terra, perché non funziona? Perché non ho considerato tutto questo discorso tra caldo, freddo, cioè non c'è armonia. E se andate spesso in tante scuole, in tante mostre, quando vedete i quadri in esposizioni delle scuole, vedete delle cose del genere, che magari sono ben proporzionate, ma c'è qualcosa che non c'è. Perché? Perché? Perché manca questa armonia che ci sta. Adesso ti faccio vedere un'altra cosa. Allora, questo è un quadro che mi rende molto soddisfatta, vedete? Ho messo il vetro, anche se tela, spero che si veda bene. Vedete quanta differenza tra questo, qui percepisci proprio la luce che ti trasmette, guardate la differenza, la luce che ti sta trasmettendo, vedete, questo cielo comunque del nord fatto. È un posto che visito spesso da casa mia, quindi è un posto che conosco. Ci passo tutti i giorni quando porto il cane anche. Ti faccio vedere anche qua a fianco la foto del posto. E questa è la mia interpretazione. Mentre qui, vedete qual è la differenza? Quanto è piatto? Ecco perché serve ragionare. Caldo, freddo, scuro, chiaro, opaco. Sono cose molto che ci vuole un po' di tempo all'inizio, non è facile. Per quello che io faccio anche lezioni private su Zoom. Potete, ecco, contattarmi. Trovate le mail nell'info box. Per adesso faccio lezioni private che ho tempo per adesso. Quindi cogli questa occasione, più avanti non lo so se lo faccio, questo periodo sì. E che cosa faccio poi su Zoom? Ovviamente ti posso seguire anche come dipingi attraverso video. Se non c'hai la telecamera, mi fai vedere i disegni, ti do il feedback, ti seguo, ti aiuto anche a trovare il tuo percorso artistico. E invio anche a tutti voi se volete, anche. Vi faccio anche per adesso perché sono nuova sul tubo. Se mi volete anche mandare un quadro. Io ti faccio il feedback, ti dico su cosa devi lavorare, ovviamente in modo costruttivo, non ti distruggo, non faccio, dico, ah, questo quadro è brutto, è sbagliato, lascia perdere a essere pittore. Questa è una cosa che, ecco, si sente spesso anche a scuola, l'ho sentito pure io. C'è questa cosa che il pittore deve mettere giù l'altro, quello che fa così non è un pittore, è un pittore fallito, perché lui avendo fallito deve buttare il fallimento su di te. Magari molti dicono, però c'ha lavora, però sono persone molto insoddisfatte, ecco.
se no non avrebbe bisogno di buttarti giù. Sembrano frasi fatte, ma è così. E le ho viste tante, purtroppo, anche nel mondo dell'arte. E forse anche per quello che io... E forse anche per quello che io non sono una persona che frequenta soltanto ambienti accademici, anzi, ma questa è un'altra storia. Andiamo avanti! Allora, abbiamo detto come iniziare. Colore base, quindi comprare almeno le terre, come ho già detto prima. Quindi comprare, ricapitoliamo, compriamo i colori terra di Siena, terra d'ombra bruciata, oppure Bruno di Van Dyck. Poi blu, questi due blu, io consiglio... questi due blu che sembrano simili, addirittura ci sono case che fanno oltremare con il cobalto. Ma qual è il punto? Il punto è che questo è il gelataio, in Svezia passa il gelataio, ecco, vabbè, piccolo. Allora, dicevo che c'è sta appunto il cobalto e l'oltremare. Anche qui qual è la differenza? Che uno è caldo e uno è freddo, e questo lo potete notare qui, che uno è caldo e uno è freddo. Anche qui ho fatto lo stesso discorso, colore puro, e qui mischiando con i bianchi, e questo è tutto per adesso. Quindi la stessa cosa per i rossi, che tipo di rosso prendere, quale consiglio? Cadmio, rosso di cadmio, e questo qua è magenta, oppure la lazzarina. Io amo la lazzarina, però la lazzarina costa un pochino di più ed è più difficile da trovare, quindi va bene anche magenta. Quindi questi sono i colori. E poi anche per il giallo, cadmio, o prendete cadmio chiaro e cadmio scuro, oppure prendete un giallo. Questo per esempio si chiama solo giallo scuro, non so perché non hanno messo il cadmio, comunque ecco. E con questo è una buona partenza. Quindi quanti colori servono? Abbiamo detto due colori primari, caldo e freddo, quindi gialli, rossi, blu, sono 6, 3 terre, bianco e nero. Quindi con 11 colori potete iniziare benissimo. Se no comprate uno starter pack, magari, se vi conviene, però non dimenticatevi che ci sono dei colori importanti. Magari spesso nello starter pack manca un siena, manca il cobalto, perché il cobalto è un colore molto costoso, ma io consiglio vivamente. Non lo volete, va bene, potete pure iniziare così. Io questo è il consiglio che do per iniziare. Comunque questo è l'inizio. Poi i pennelli, per iniziare quello che consiglio, quelli essenziali, ce ne sono di tanti tipi, di tanti, ma servono veramente quelli super costosi? Ecco, io dico no, non servono. Io per esempio anche con la System 3 mi trovo benissimo, questo è ottimo rapporto qualità prezzo. Idem la Winsor & Newton, si chiama Foundation, vedete che sono piatte. Una, un pennello grande anche va bene per fare anche i disegni. Poi ecco, anche pennello piatto anche di grande formato tornerà molto utile se volete fare dei quadri grandi, è pratico. Anche un pennello da imbianchino, perché no, questo soprattutto per chi usa molto gesso nella base, vedete altre tecniche nei miei tutorial. Pennello punta tonda per le rifiniture di diverse misure, anche perché magari ecco, se vi piace il paesaggio come me, volete disegnare anche alberi da lontano, ecco, tonda va benissimo. Quindi tonda e piatta. Poi questa è una cosa in più, se volete, piatta con la tonda leggermente tonda, funziona molto per le nuvole, per diverse cose, ma sono degli sfizi. Questo pure è tipo fardo, sono degli sfizi, a me piace tantissimo anche questo, ma sono degli sfizi che si ha. Quelli fondamentali, come ho già detto, punta piatta e punta tonda. E ovviamente non dimenticatevi di avere la spatolina. La spatolina è una cosa molto molto importante per mischiare i colori, perché se lo fate, questa è una cosa che molti non fa, non sanno, mischiano così col pennello, a parte che si rovina il pennello, si impregna tutto, si finisce il colore prima, con questo viene un lavoro molto più pulito. Mischiate, dopo eliminate, infatti ne ho due perché faccio così, tum, tum, tolgo il colore e mi rimane il colore. Così risparmio, ottimizzo sul colore e faccio un lavoro pulito pulito. La palette, quale usare palette? C'è chi usa la palette di legno, quella classica da pittore, a me non piace per niente, ma per niente proprio. Perché non mi piace? Perché è difficile da gestire, da pulire, io sono una fissata con la pulizia anche nella pittura.
io non capisco tutti questi pittori che hanno queste palette super. Io vedo alcuni che hanno la palette di legno e non la puliscono mai. Non la puliscono mai, gli viene la montagna. La puliscono alla fine quando diventa impossibile buttare il colore. Con la spatola raspano. Ma come si fa a capire la trasparenza, le tonalità, la consistenza? Io non lo so come fanno. Io così, l'ho usato più volte, ho usato anche addirittura i colori a olio. Vedete come la tengo pulita? Perché quando finisco di dipingere, ovviamente pulisco subito e lavo. Questa è la mia palette. Anche se uso molto anche i piattini. Anzi, dico la verità, mi piace, io preferisco questo. Ma sono gusti. Perché il piattino? Perché mi piace, uno che è concavo, mi piace di più. E poi perché faccio questo io, vedete? Perché se ho la pausa, faccio la pausa ogni tanto, per non seccare il colore. Perché il colore acrilico si asciuga subito. E allora io con lo spruzzino spruzzo sopra, chiudo, così, ecco, manca l'aria. E si conserva, magari alla fine della giornata spruzza ancora un po' e mi dura, ovviamente il giorno dopo no, però mi dura, ecco, a posto di essiccarsi in un'ora, magari mi si essicca dopo 5 ore ed è già buono. Quindi questa è un'altra cosa importante. Poi ci sono i colori, i gel. Nell'acrilico si usano i gel o i vari medium di Luelti. Servono, non servono? Per iniziare va bene anche con l'acqua, iniziare con l'acqua, quindi basta un barattolo. Poi se vuoi avere degli sfizi, questa è la vernice, c'è la vernice sia opaca che gloss, gloss vuol dire lucida, perché io metto sempre la vernice. Se proprio ti piace anche la pittura liquida, ci sono dei diluenti per renderlo più liquido, ma anche con i vari medium dovete stare attenti alla giusta dose. Io uso anche molti medium gel perché sono, non sono liquidi ma sono più appunto consistenti. Perché con queste, per esempio, qua ho usato un po' di gel, l'ho fatto anche il video tutorial, mi diventa più effetto colore olio, vedete? C'è tanto da imparare anche nella pittura acrilica. Questa è una piccola introduzione, quindi mi raccomando, se volete iniziare, cosa fare? Comprare i colori basi, comprate i colori che garantiscono la qualità col simbolo AP, non c'è bisogno che comprate la marca più costosa, perché ecco, molte marche sono ottime, Basta che c'hanno la marca AP, e che sono appunto validate dall'associazione artisti. Poi farò altri anche video dove spiegherò magari come leggere le diverse schede per le pigmentazioni varie, perché c'è anche molto da imparare su questo, ma lo farò più avanti che c'ho poco tempo adesso. Quindi se ti interessa quest'altro, mi raccomando, mettimi dei like, commenta e benvenuti nel fantastico mondo degli acrilici, o se siete già in questo mondo, che cosa dire, come sempre, dipingete. Grazie per avermi seguito fino a qui. Ciao, al prossimo video. A presto.